Devi concentrarti su alcune cose. La prima è che dovresti imparare a respirare correttamente quando nuoti, perché è impossibile migliorare se quando sei in acqua e inizi a fare due bracciate, il tuo cuore inizia già a battere più forte. Il nemico numero uno del nuotatore inesperto sono le gambe. Per avere una buona gambata devi essere bello disteso, sbloccare le caviglie e far partire il movimento dall'anca. Nello scorso episodio abbiamo poi parlato di quanto sia importante il rollio per nuotare in maniera efficiente senza sentire bruciare le spalle e le braccia. Ciò che in acqua genera resistenza e quindi crea avanzamento non sono soltanto le mani, ma un ruolo importante lo giocano anche gli avambracci. Nel momento in cui la mano entra in acqua, non deve creare eccessivi schizzi, ed è quello di cui abbiamo parlato nel secondo episodio.